raccontare com'è vivere con l'emofilia e col linguaggio fresco e provocatorio dei pazienti adolescenti. Questo è lo scopo di Beside, lo spettacolo teatrale presentato al Teatro Franco Parenti di Milano, che debutterà ufficialmente a dicembre a Firenze. Sarà portato in scena il tema della diversità, della sua accettazione e del valore che può donare. Beside siamo tutti diversi, mai un titolo e un sottotitolo hanno racchiuso così sinteticamente, così efficacemente il messaggio che noi con questo spettacolo teatrale vogliamo passare. Siamo tutti diversi, è innegabile, è geneticamente vero. Se poi riusciamo di questa diversità a fare la nostra peculiarità e non una defezione rispetto a ciò che tutti si aspettano da noi o noi ci aspettiamo da noi stessi, beh allora abbiamo vinto la migliore delle lotterie. Noi abbiamo avuto questo obiettivo in collaborazione con tutti i nostri colleghi da Paracelso a Sobi a On Board e siamo felici come teatranti ancora una volta di poter usare il teatro come universalizzazione di un messaggio così banale ma così fondamentale. Rispetto alla metà del secolo scorso, quando l'emofilia non aveva terapie, oggi le persone possono condurre un'esistenza sostanzialmente normale e insieme a questo sta crescendo quindi la domanda di fare cose che vanno anche al di là della normalità. Cioè, per esempio c'è moltissima aspettativa sulle possibilità di condurre attività sportive, insomma sicuramente quello che è cambiato negli ultimi, anche negli ultimi 10-15 anni è la possibilità per le persone di inserirsi in maniera totale sia nel tessuto sociale relazionale sia diciamo nel mondo della normalità. La terapia dell'emofilia oggi ha subito una grandissima innovazione, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, grazie all'avvento di farmaci che ci permettono di proteggere i nostri pazienti dal sanguinamento molto più efficacemente. Questo ovviamente si traduce in un migliore controllo dei sintomi e quindi con un impatto fortissimo sulla qualità di vita e la possibilità di offrire ai nostri pazienti una vita, un contesto di vita normale, che include quindi la possibilità di fare sport, di fare viaggi, di riappropriarsi della propria vita al di là della necessità delle infusioni. L'impegno di Sobi nell'ambito dell'emofilia non è soltanto quello di dare delle terapie per curare questi pazienti, ma soprattutto quello di far conoscere questa patologia che in quanto rara appunto è poco conosciuta. Per cercare di far apparire normali ormai questi pazienti, visto che con le terapie appunto riescono a fare ormai una vita come tutti quanti le altre persone, quindi noi vogliamo assolutamente promuovere questo tipo di iniziative proprio per cercare di far conoscere sempre di più le malattie, l'emofilia e soprattutto far sentire questi pazienti dei cittadini come tutti gli altri e soprattutto questi qui a cui ci rivolgiamo che sono gli adolescenti che hanno bisogno di sentirsi sempre più inclusi all'interno del gruppo e non diversi come invece normalmente queste malattie purtroppo li fanno sentire, quindi noi speriamo di poter promuovere sempre di più questo tipo di iniziative.